Coppola, andiamo in casa Maida da Mr. Stranges. Ciao mister, buonasera. Ciao, buonasera a voi. E allora mister, oggi la tua squadra aveva un compito non facile, perché comunque il Pella era una squadra ben attrezzata, si giocava in casa loro, uscirne senza gol subiti direi che è una cosa buona, no? Un bel punto. È una cosa buona, è un punto, siamo contenti, con un po' di rammarico però va bene. Cosa è successo? No, un po' di rammarico che c'era una partita che si poteva vincere, insomma. Però insomma, ecco, il pareggio è diciamo, non è ingiusto, cioè il Pellaro ha fatto una bella partita, però abbiamo avuto un paio di situazioni. Loro hanno fatto un salvataggio sulla linea e c'è stata un'altra azione che praticamente il nostro attaccante ha saltato il portiere, e poi da posizione abbastanza semplice, senza nessuno in porta, ha preso il palo, però pazienza. Anche un po' di sfortuna, però mister, 6 risultati utili consecutivi, seconda partita di fila senza subire gol. In realtà da quando è partita questa striscia ne avete subito solo una a Catanzaro. Ecco, io ricordo le prime due settimane magari si era un po' attendisti, adesso invece questa è una squadra che sta girando molto bene ed è una squadra, credo, che può dire la sua davvero contro chiunque. Sì, ora la squadra si è assestata, non per cercare delle scuse, ma nelle prime due partite abbiamo giocato senza 6-7 persone che ora sono titolari, insomma, tra giocatori non tesserati, squalificati, infortunati, ci abbiamo fatto a meno di Grande, Romagnolo, Scalese, Camara, De Minicis, Rodrigo, queste persone nelle prime due partite non ha giocato nessuno. Poi da quando sono arrivati la squadra è un'altra squadra, insomma, no? Oggi il campo era difficile, la Propella ha fatto una buona partita. Dire che ha rubato il pareggio, cioè il pareggio è la foto più giusta della partita. Un po' di rammarico perché si poteva vincere, in alcuni episodi siamo stati un po', potevamo fare di più, però insomma il pareggio, la Propella è una bella squadra, e giocano bene, insomma. Siamo contenti del pareggio, sì. Continuare la striscia positiva è una cosa importante. Continuiamo a non subire gol, e questa è una cosa molto importante, diciamo. La squadra ormai è abbastanza solida, riesce a imporsi anche fuori casa. Cioè, stiamo facendo bene, veniamo da è un momento positivo. Sono curioso di vedere quando arriveranno i momenti non positivi come reagiremo, capiremo il valore vero della squadra, insomma. Ora gira tutto abbastanza bene. Bene, mister, grazie per essere stato con noi, una buona serata. Grazie.